Lo scorso 18 giugno siamo andati a conoscere PoliHub, Innovation District and Startup Accelerator, l'incubatore del Politecnico di Milano che abbiamo scoperto essere il terzo incubatore universitario di startup al mondo. Grazie all'organizzazione del gruppo Innovazione di Manager Italia Lombardia abbiamo imparato come lavorano le startup e in particolare abbiamo ascoltato l'esperienza di Phononic Vibes, IC406 Auriga, Edison e Photon Path. Cos'è PoliHub? PoliHub è l'incubatore del Politecnico di Milano, è anche un distretto di innovazione. Quello che facciamo in PoliHub è supportare le start-up nel loro processo di crescita, quindi quando diciamo hanno un elevato rischio sia in termini di tecnologie che di incertezza di mercato. Lo facciamo attraverso diciamo servizi che spaziano dalla tutorship alla mentorship a attività di advisory e non in ultimo, ma direi decisamente importante, aiutando anche loro nella raccolta dei fondi necessari a supportare la crescita delle start-up. Quanto è importante la presenza di un manager con la sua esperienza nell'avviare una startup? Allora, la figura del manager è fondamentale perché io utilizzo sempre l'immagine dell'innesto del portinnesto sostanzialmente, no? Il portinnesto è la startup e l'innesto è il manager, chiamiamolo mentor anche per certi versi. Perché? Perché è una figura che con la propria seniority contribuisce a ridurre sia in termini sostanziali diciamo il rischio nel progetto imprenditoriale, ma anche in termini di immagine, perché è una figura che ha un'esperienza, che quindi porta il proprio capitale sociale di relazione, di competenze, in un progetto che nella maggior parte dei casi è, come dire, sviluppato da team molto giovani, quindi con forti competenze in ambito tecnologico, ma strutturalmente un po' più debole sugli aspetti di business. Come è nata Photon Path e di cosa si occupa? È nata dalla nostra esperienza di dottorato, noi abbiamo collaborato per 3 anni assieme e ci occupiamo di dispositivi per telecomunicazioni in una tecnologia molto innovativa dove i segnali, al posto che essere segnali elettrici, sono segnali di luce e creiamo dei chip compattissimi e estremamente performanti per questo scopo, per telecomunicazioni. Quanto è importante per un giovane o comunque per una startup avere accanto l'esperienza di un manager o comunque di un'organizzazione di un certo tipo? È fondamentale, noi sempre nella nostra storia abbiamo avuto un mentor che ci ha accompagnato prima della fondazione, prima ancora di essere addirittura un team di 3 fondatori, ci ha accompagnato con la sua esperienza nel costruire un piano strategico, un piano di visione verso il futuro e adesso ci sta accompagnando nelle parti un po' più difficili come ad esempio quella di gestire una società con diversi soci, delle pratiche amministrative e burocratiche.